Rottami, una cassetta di derivazione recuperata dallo smantellamento degli impianti elettrici di una cucina, si vede, da del lerciume. Una volta mi faceva schifo sta roba, ormai. E la cosa bella è che il pannello frontale, proprio perché era di derivazione, è intatto. Allora, l'idea è, dopo un'accurata pulizia, di prendere questo qui, questo vollmetro in corrente continua, recuperato tantissimi anni fa da una centrale telefonica in dismissione, dal raddrizzatore praticamente, quello che alimenta la centrale telefonica, generalmente vengono alimentate tra i 50 e i 60 volts, infatti giustamente c'è fondo scala a 100 volt, e ci farò un vollmetro in corrente continua con fondo scala a 100 volt, semplice, via! Allora, questo viene dagli alimentatori delle centrali telefoniche, vecchie centrali telefoniche Siemens, che furono smantellate una trentina d'anni fa, ma questi ne ha già 40, quindi questo, insomma, no, diciamo che è stato prodotto probabilmente intorno agli anni 70, fine anni 60, quindi è veramente un pezzo notevole, bavelite, collegamenti dietro, sigillo. Sul sigillo c'è anche il loghetto della Siemens Helsky, che è l'attuale Siemens, vedete la S e la H, Siemens Helsky. Bene, allora ci voglio fare praticamente un volmetro da banco, che probabilmente non userò mai, va bene, però fa comodo, per corrente continua, quindi questo lo metto qua, e qui due belle boccole, una rossa, una nera, e siamo a posto così. Bene, a questo punto dobbiamo provvedere a creare una fessura qui di 9x9. Ora però deve essere centrata nella parte alta. Vediamo quanto è largo, quasi 14. Quindi fissiamo un attimo il centro. Questo è quello tondo, bene, allora diciamo così, stiamo intorno, questo è il 7, lo facciamo anche qua, 14, quindi la metà è pressappoco il 7. Là, con molta calma facciamo la riga, che poi questa si toglie, non c'è problema. Ecco, già mi sono spostato un po' leggermente a destra, così è meglio. Basta così. A questo punto dobbiamo prendere il centro, che sarà sempre a 7, il centro del nostro foro ovviamente. Abbiamo poco bordo qui intorno allo strumento, quindi il buco deve essere preciso. Adesso questo io vado a tagliare il tutto e ci vediamo dopo il taglio, ok? Quindi facciamo come fanno in tanti, e voilà. Con che l'ho fatto? L'ho tagliato con questo. Questo ce l'ho da tantissimi anni, questo coso, quando Dremel non esisteva ancora. Eccolo qui. Dagli anni 90 ce l'ho. Con questa seghettina, con molta pazienza, perché poi il trapano gira molto veloce e la plastica si scioglie. Però questa qui c'ha una leggera dentellatura, che comunque sia, insomma, ci vuole pazienza. Posta non l'ho ripreso, perché comunque... E poi la rifinitura, questo, e disco da frullino piegato. Bene, ora l'ho limato bene e infatti, come vedete, zacca. Ok? Abbastanza preciso. Ok, adesso dobbiamo fare una cosina. Una cosetta, va! Pulire il tutto, questo e questo. Ci vediamo tra poco quando ho pulito tutto.
Non è stato facile, abbastanza impegnativo. Questa l'abbiamo pulita, questa anche. Adesso manca una cosina, in realtà qui manca il buco per i due spinotti, anzi non i spinotti, per le boccole, il termine giusto è boccole. Allora, io andrei un po' più su, cercherei di farlo qui presso a poco, 14, vediamo un po', facciamo due puntini, mettiamo uno qui a 5, bene, e quindi 14 meno 5 fa 9, ecco qua, questi saranno i due puntini per le due boccole. Ve lo ricordate questo? È stato oggetto di un video un po' di tempo fa, un recupero. Batteria bruciata sostituita con l'alimentatore. Per i lavoretti da banco va benissimo. Andiamo un po' più piano. Allora, ho rimediato solo due boccole di questo tipo. Purtroppo sono tutte e due nere, poi dovrò scriverci più o meno, e ecco qua, questo sarà il buco giusto. E voilà. Allora, ho realizzato queste due cappiole, una va alla boccola, una va alla vite dello strumento, positivo, negativo, anche se questi sono fili da corrente alternata, quindi non sono, diciamo, di giusto colore. Quindi qui è il negativo. Ora dobbiamo fissare questo. Bella domanda, come si fa? Troveremo la risposta. Bene, non ho trovato di meglio con la colla a caldo. Io non sono un grande appassionato della colla a caldo, lo dico subito, perché a me mi ha dato sempre l'impressione di essere una pecionata, però in certi casi è giunto il momento della prova. Con il mio alimentatore Eliminator gli do 12 volts, funziona addirittura proprio, notate, proprio 12 volts precisi. Allora, questo però ha una caratteristica, questo strumento, che è indicata qui dove ci sono tutte le caratteristiche dello strumento. Questa è una codificazione proprio di... Vedete che c'è una T rovesciata? Beh, questo vuol dire che questo è uno strumento che deve stare verticale. Infatti stava su un pannello, quindi giustamente deve stare verticale. E quindi nel suo uso normale lo metterò verticale. Come al solito ho rimesso a posto il laboratorio, ma piano piano. Adesso qui c'è un monitor che ho raccattato all'isola ecologica. Monitor, in realtà è un televisore, che ovviamente avevo buttato, ma giustamente funzionava. L'ho pulito e rifunziona. Qui ho la spada di Jacopo che l'ho incollata, quindi ci dà un po' un attimo fastidio, perché la cosa che mi interessa è, spengo un attimo questo perché così, è metterlo qua. Quindi adesso prendo la scatola, la metto qui e ci metto, ok? Ci vediamo tra qualche secondo. Va che lavoretto di fino, rondellina, vite a legno, per fortuna che il legno è morbido. Via!
Bibiti ne ho solo due, ma basta così. Test. Allora, abbiamo detto che il più è questo, di qua. Bisognerà che faccia una targhetta. Alimentazione, pronti per il botto? Perfetto, funziona. Anche Fechtler Licht vi saluta. Ciao, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, cose varie. Ciao.